come poter costruire delle prese d'arrampicata per potersi allenare meglio e divertirsi risparmiando un po' di soldi. Con questo video inizio una nuova miniserie dove andrò a raccontarti come mi costruisco le prese in legno per allenarmi. Le prese in legno sono, a mio parere, le migliori per allenare la percezione e mettere in evidenza gli errori. Questo perché? Perché, prima cosa, il legno è scivoloso, seconda cosa, è facilmente lavorabile, quindi adattabile e velocemente alle tue esigenze. Utilizzo le prese in legno per fare prese molto piccole. In questa maniera ho prese piccole e scivolose, quindi quando io le prendo non mi dà l'idea di tenerle, anzi dell'idea la sensazione è che scivolano, e quindi riuscire a mantenere le prese nonostante la sensazione dello scivolare mi abitua a concentrarmi sulle posizioni e a non sentire se la presa tiene o no. Secondo, ogni volta appunto che mi posiziono male, essendo scivolosa, la presa scivolerà. Quindi potrò velocemente capire se mi sono messo bene o no. Iniziamo da una presa che io reputo introduttiva proprio al lavoro sul legno, che è una presa da 2 cm con pollice. In questo caso io ho smussato lievemente i bordi, però ho lasciato la polliciata per aiutarmi a, diciamo, a prendere confidenza con il legno e darmi una presa, tra virgolette, più sicura, più certa. Per realizzare questa presa io sono partito da degli scarti. Per prese, diciamo, da 1,5 cm in su, 2-3 cm, conviene avere il multistrato o avere un legno molto buono. Poi avere a disposizione una matita per segnare appunto come vogliamo fare la presa, le dimensioni. Io ti metterò le dimensioni che ho adottato io nella descrizione del video. Bisognerà avere un seghetto alternativo con lama a legno, ovviamente, rondella per bullone, diametro 30 o 25. Trapano con punta da 10 e questo è un frullino con una punta rotativa per smussare, fatta apposta, si compra per mangiare il legno. Con questa puoi smussare i lati e levare gli spigoli. Un righello, ti consiglio una squadra, io non ce l'ho. Con la squadra sei sicuro che fai il 90 gradi e la fai proprio precisa. Quindi 10, mi segno 10 cm, boom, e l'altezza 6 cm. Su qua, vedi, con la squadra ovviamente era molto meglio. Non sono un falegname, come ben vedere. Allora, prima cosa che devo fare è il disegno della rondella per capire l'ingombro. La metto al centro. Metto al centro e mi segno. L'ingombro della rondella. Ok. Cerco di trovare il punto al centro e lo segno. Dopodiché, questa punta è fondamentale perché mi permette di incassare. In questa maniera il bullone non sborderà tanto e non andrà a intruppare appunto sulla mano se sborda, che questo sborderà così e non darà fastidio per prendere la presa perché sborda. Io invece lo incasso almeno di 1 cm in maniera tale che va quasi a scomparsa. L'incasso lo faccio nel momento in cui ho comunque 2 cm abbondante. Faccio prima l'incasso perché è più facile manovrare questo grande piuttosto della presa piccola. Prima fai l'incasso, dopo fai il buco. Questa è da 30. Nell'equipaggiamento ti consiglio una presa multipla e subito a portata una
aspirapolvere, quello sempre. Mettiamo di qua, così si vede meglio. Ok, lo posiziono al centro e vado giù. Mi raccomando, cercare di essere più ortogonali possibile. L'incasso in realtà lo faccio da 0,5, non lo faccio esattamente da un centimetro, che non mi va di mangiarmi tutto il legno, come puoi ben vedere. Ora posso inserire dentro la rondella. Ah, e ora devo fare il buco, giustamente. Faccio il buco. Allora, per fare il buco ti conviene avere uno spessore, così non vai a bucare il tavolo sotto. Allora, se lo spessore non ti interessa, ce lo poggi direttamente e vai giù. Se hai problemi, invece, vuoi mantenerti lo spessore intatto, ti metti di lato in modo tale che non sporca. Ok, bucato, pulizia. Ok, ci siamo. Se non ti piace lo puoi aggiustare un pochettino, infatti a me non mi piace tanto, lo vado ad aggiustare un pochetto. Allora, il concetto della lavorazione con il legno e con le punte, devi stare attento a non spingere tanto, c'è sempre lo stesso principio, che è un po' la punta che si chiama. Allora, attenzione che questa punta lavora meglio se non c'è il buco preimpostato, perché questo qui è il fulcro sul quale gira poi l'asse. Quindi se c'è il buco, questa tenderà a ruotare. Va bene per pulire, ma non va bene per scavare, perché sennò il buco viene storto, cioè te lo fa più largo e non viene più regolare. Sono andato storto con la punta, quindi do un'allargatina. Il foro è importante che sia ortogonale, per avere la certezza lo facciamo un po' più largo, in maniera tale che dai l'opportunità alla presa dopo di adattarsi completamente al muro, perché se no, se lavora storto il bullone, andrà a rompersi la presa. Eccolo qua, perfetto. Non è completamente sparito il bullone, ma non mi interessa. L'importante è che non mi ostacoli appunto la mano quando prendo la presa. In questo caso, come puoi ben vedere, è perfetto. Inizio dal lato più corto, sempre per una questione di gestione del taglio, perché è più facile gestirlo. Ovviamente lo spessore devi prendere in maniera tale che la punta non a fermo, non quando sta ferma, perché in realtà questo fa su e giù. Quindi quando è in movimento va più in basso la punta, vedi? Non è detto che si fermi alla massima estensione. Quindi tu prendi almeno altri 2 centimetri di distanza da terra. 1,5 centimetri abbondante. Ok, ora vado con quest'altro. Eccolo qua, come vedi ha fatto dei spelucchi così. Che faccio? Ora intervengo col frullino. Occhio con il frullino. Tengo pensato. Eccoci. Questa presa, essendo una presa che ormai io mi sono adattato, e ne ho diverse sulla mia placca, qui la metterò su strapiombo. La
prossima volta ti farò vedere come, come da un oggetto ritrovato nell'immondizia sono riuscito a creare e creerò tantissime prese piccole da 0,5, le tantissime tacche. E poi successivamente da un altro oggetto regalato ti farò vedere un altro video sulle prese tonde. Come utilizzare anche un altro oggetti costruiti e trasformarli in quello che ti può servire a te, o in questo caso a me. Non si butta niente. Iscriviti al canale e clicca il tasto campanellina, così puoi rimanere aggiornato sui prossimi video. E alla prossima, ciao!